Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio, di Collodi. Capitolo decimo. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa, ma sul più bello esce fuori il burattinaio Mangiafoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità, come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che non è, Arlecchino smette di recitare. E voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico: Numi del firmamento, sogno o son desto? Eppure quello laggiù è Pinocchio. È Pinocchio davvero, grida Pulcinella. È proprio lui, strilla la signora Rosaura, facendo capolino di fondo alla scena. È Pinocchio, è Pinocchio! Urlano in coro tutti i burattini, uscendo a salti fuori dalle quinte. Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio! Pinocchio, vieni qua su da me! Grida Arlecchino. Vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno. A questo affettuoso invito, Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi, con un altro salto dai posti distinti, monta sulla testa del direttore d'orchestra. E di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì. E prese a gridare: Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia! Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida, e postosi Pinocchio sulle spalle lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro, e con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio, nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie. Perché sei venuto a metter lo scompiglio nel mio teatro? Domandò il burattinaio a Pinocchio, con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. La creda, illustrissimo, la colpa non è stata mia. Basta così. Stasera faremo i nostri conti. Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove egli s'era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro: Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto d'un legname molto asciutto. E sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto. Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impaurite da un'occhiataccia del loro padrone,
Obbedirono e dopo poco tornarono in cucina, portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua, strillava disperatamente: Babbo mio, salvami! Non voglio morire! Non voglio morire! Fine del decimo capitolo.